Un programma offerto da Birra Flea, Vitacraft, azienda agraria Angelo Tardioli. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. E tutti in carrozza si va, la vita che ci invita, sali. Vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su. Ehi capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai esaurita, è come un treno in corsa che fa. Gin su, gin giù, gin su. Caro capotreno, lei è un po' un animale mitologico, metà uomo, metà capotreno, ma nella vita, quando diciamo così lavorava, che lavoro faceva lei? Prima di iniziare questo lavoro facevo il ragioniere. Ragioniere, quindi i conti tornavano, giusto? Ah, senz'altro. La vicenda di oggi, benvenuti a tutti in Carrozza si parla, è una vicenda in cui i conti non tornano. Parliamo della vicenda perugina, ne parliamo stamattina, abbiamo il piacere di incontrare Simona Marchini. Marchesi, pardon, e Veronica Paolucci, Simona Marchesi, delegata CGIL, operaia. Da dove partiamo? L'argomento è complesso. Facciamo così: ci guardano, no? Mettiamo che non so, uno studente di Roma a Perugia ha sentito parlare della vicenda perugina, di quello che in qualche modo tutto ciò da anni sta smuovendo. Che cos'era la perugina intanto? La Perugina è un luogo di emancipazione sociale, come prima cosa mi sento da dire. Quando Perugina è nata, insomma, in Umbria il grande lavoro che veniva svolto era nelle campagne. È stato l'inizio, diciamo, di una nuova era per tante persone. È stato il luogo di lavoro in cui permise a figli, diciamo, di ex contadini, di nipoti di contadini, di andare all'università. È stato un posto in cui le donne hanno lavorato per la prima volta, è stato uno dei primi serbatoi perugini in cui, quando le donne ancora non lavoravano, iniziarono a lavorare lì e direi anche con un po' di orgoglio guadagnavano un po' più anche dei propri mariti, quindi anche un fatto di proprio di emancipazione sociale oltre che un mero contenitore, un mero insomma lavoro. Era un collettore anche di sentimenti, di ambizioni. Tu stessa lavori, mi dicevi, da 20 anni? Io lavoro da 20 anni lì, io ci lavoro da quando avevo 18 anni, quindi è, diciamo, è il lavoro della mia vita. Conoscevo questa fabbrica, io non sono di Perugia città, conoscevo questa fabbrica per i suoi baci perugina, insomma. Certo. Poi ho iniziato a lavorarci e man mano con gli anni diciamo scatta qualcosa di più, perché anche oggi ce lo fa difendere in modo importante, ci fa unire. E ci fa dire, insomma, oggi non viviamo una situazione molto felice, siamo 816 dipendenti, su 816 Nestlé dichiara 365 esuberi, insomma è una cifra importante, diciamo quasi di mezza, no? La fabbrica e il sito. E noi ci siamo uniti e abbiamo detto no, noi e anche un'intera città, abbiamo fatto uno sciopero, una manifestazione mercoledì 27 davanti ai cancelli, la fabbrica era vuota e intorno a noi c'erano parti sociali, associazioni, istituzioni, partiti politici, perché forse Perugina è proprio qualcosa di più del lavoro di Simona Marchesi, diciamo, no? È un simbolo anche storico, perché la storia non si dimentica, la vorremmo usare per scrivere il futuro, no? Per non lasciare disperso tutto questo valore che abbiamo costruito negli anni. È il futuro, 20 anni fa tu lo vedevi, giustamente, si fa il mutuo, abbiamo il posto fisso, esatto. La Perugina, dove si è tutti una famiglia, e tu rappresenti quella che era la ragazza, no, diciottenne, esatto, di 20 anni fa.
Di contro abbiamo, diciamo, una nuova generazione dove già vieni accolta con un contratto part-time, quindi già proprio anche il concetto del sogno cambia radicalmente, c'è poco da sognare, bisogna essere molto pratici. La tua storia, vero? Assolutamente sì. Io entro in Perugina a 21 anni, appena uscito, insomma, dalla scuola. Anche per me Perugina è stata la mia prima occupazione. Anche io non vengo da una famiglia, insomma, che ha fatto parte di questa grande fabbrica, ma c'è sempre stato un sentimento di grande orgoglio e di grande affetto verso una fabbrica che ha rappresentato comunque la storia del nostro territorio. Entro in Perugina come stagionale, è il percorso che poi abbiamo fatto tutti, e poi un colpo di fortuna, quello che io reputo un colpo di fortuna, sono stata assunta dalla Nestlé come part-time. Un part-time un po' anomalo. Scusa, posso un attimo interromperti? Guardate come cambia il concetto proprio della prospettiva e del privilegio. 20 anni fa privilegiata perché prende il posto fisso, tempo indeterminato, mutuo, casa, famiglia. Qui abbiamo una persona che privilegiata per un part-time. La riflessione è devastante, anche soltanto proprio su questo concetto qui, scusami se interrompo. Affronto, insomma, questa mia esperienza lavorativa in Perugina con molto entusiasmo, da part-time un po' anomalo per la situazione che ci abbiamo a livello nazionale, perché è comunque un part-time che mi permette di avere uno stipendio tutti i mesi, perché è un part-time a tempo indeterminato. E di conseguenza anche qui io inizio a costruire, da qui inizio a costruire la mia vita, quindi anch'io da qui inizio a prendermi il mutuo, a fare progetti, a farmi una famiglia. E possiamo parlare di soldi? Sì, certo. Quanto porti a casa? Allora, io porto a casa all'incirca 1000 euro al mese, a tempo indeterminato. E questo, insomma, mi ha permesso di farmi la mia vita, di costruirmi la mia vita. E guardate, l'aria che ho da subito respirato in Perugina, appena entrata, è stata subito un'aria, permettetemi il termine, ma un po' di grande famiglia, perché comunque all'interno di Perugina si respira veramente l'aria di un attaccamento alla maglia. La Perugina viene comunque vissuta da tutti noi come un pezzo di storia del nostro territorio. Quindi arrivare oggi ad avere un'azienda che dichiara 364 esuberi strutturali e non temporanei legati comunque a una curva bassa che è fisiologica per la fabbrica, fa male, perché significa comunque disgregare una realtà del territorio che è fondamentale, ma non solo per le 364 famiglie che lavorano lì, ma per un territorio intero. Quindi io penso che la vertenza perugina non sia soltanto la vertenza di una fabbrica, ma sia veramente la vertenza di un territorio, e questo lo dimostra anche la manifestazione che è stata fatta il 27 di luglio, mentre la delegazione sindacale era comunque seduta al tavolo. Trevino Commerciale. Trevino Commerciale che ci permette, insieme ai nostri amici sponsor, di fare questa chiacchierata nei millimetri. Okay. Mentre la delegazione sindacale era il Ministero dello Sviluppo Economico, la presenza del Vice Ministro Bellanova, davanti alla fabbrica c'era un presidio importante, che non era solo un presidio fatto di lavoratori della Perugina, ma era un presidio fatto di cittadini di Perugia, dove erano presenti, come ha detto prima Simona, insomma, lavoratori di altre fabbriche in difficoltà e non, le istituzioni, i partiti politici, le associazioni, la Chiesa. E Don Claudio ha fatto, che è il parroco di San Sisto, ha fatto un discorso veramente toccante, ricordando che Perugina è una realtà fondamentale per il territorio e che va difesa a tutti i costi. Ci troviamo sicuramente adesso un clima in fabbrica molto teso, un clima fatto di paura, non lo neghiamo, insomma. Noi stessi abbiamo paura per il nostro posto di lavoro, ma abbiamo paura per quello che sarà. Beh, soprattutto il esatto, cioè il concetto del futuro, non c'è niente di più devastante, credo, che porsi delle ganasce ai sogni, perché poi il futuro significa sognare, no? E quindi vivere questi condizionamenti attuali in prospettiva futura, quindi con questa castrazione, deve essere davvero nel quotidiano una cosa molto pesante. Qualche consiglio a casa, poi torniamo ancora tutti in carrozza si parla con come dire, le nostre amiche protagoniste di una vita che poi ci racconteranno nel dettaglio, ma appunto poi arriveremo ai giorni d'oggi, tra un po'. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni.
Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, in Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Tutti in carrozza si parla. Simona, veniamo al giorno di oggi. Quindi siamo, a parte la tematica romantica che abbiamo velocemente, insomma, in questo nostro viaggio passato, perché si è arrivati a questo? C'è una risposta univoca o le risposte sono tante? Allora, diciamo che i problemi di Perugina in sé non partono da oggi, no? Gli operai che lavorano lì sono 5-6 anni che vengono chiamati a fare sacrifici economici tra cassa integrazione, contratti di solidarietà, sono anni insomma che un salario pieno non lo prendiamo mai. Ragionamento com'è? Qual è? Lo facciamo, ci sacrifichiamo, ci rimbocchiamo le maniche per darci la prospettiva futura, quel futuro di cui parlavi tu. Nel 2014, diciamo, noi accediamo al contratto di solidarietà perché Nestlé dichiara 210 esuberi, di cui 180 temporali, e questo è un passaggio molto importante perché temporali che cosa significa? In un lasso di tempo, perché noi sappiamo che il cioccolato ad aprile per agosto non lo prepariamo, perché il cioccolato ad agosto no, non si mangia. E quindi ci siamo ritrovati in questa situazione in cui Nestlé per la prima volta dichiara degli esuberi. Partiamo con la solidarietà, finito il contratto di solidarietà, raggiungiamo. Finiamo, ripartiamo dalla solidarietà, usciamo, rientriamo dall'altra parte e dal Pincetto ritorniamo verso Pian di Massiano. Dunque risaliti al Pincetto non senza qualche affanno, è vero, e purtroppo insomma l'età è canaglia. Ma parliamo stamattina di una vicenda, come abbiamo in qualche modo già introdotto, annosa, spinosa, fastidiosa, aggettivi ne abbiamo, e troppi ce ne sarebbero. Siamo nel 2014, abbiamo detto. Esatto. Quindi contratto di solidarietà, dichiarazione da parte di Nestlé di 180 esuberi temporali. Finisce la solidarietà ed arriviamo ad aprile 2016, in cui raggiungiamo un grande accordo, ovvero Nestlé decide di investire finalmente in San Sisto, porta 60 milioni di euro, firmiamo un accordo in cui rinunciamo a una parte dei nostri reparti che per loro non erano più importanti da sviluppare a San Sisto, che sono le famose caramelle e le famose orecchiette. Facciamo questo sacrificio perché? Perché Nestlé si impegna in questo accordo con questo piano, diciamo, a riassorbire gli esuberi che avevamo, facendoci diventare la capitale europea del cioccolato, facendo del Bacio Perugina il suo cioccolato mondiale, diciamo così, e del reparto confiseri, quindi le nostre donne che per anni con sapienza, no, e grande esperienza sanno riuscire a fare quelle confezioni fiocchi, insomma quel lavoro manuale che solo a Perugia, no, sappiamo sviluppare, e di portarlo nel mondo. Che detta così è meraviglioso. E cosa diavolo è successo? Ritroviamo nel frattempo, niente, parte tutto, Nestlé ci dà le sue Ferrari, cioè mette a capo di questo progetto le persone che hanno portato l'acqua San Pellegrino, diciamo, nel mondo e l'hanno resa internazionale. Ci danno quelle persone a capeggiare, insomma, questo progetto. A un anno, poco meno, Veronica, sbaglio, poco meno, che succede? Chiediamo noi un incontro a Nestlé, perché non riuscivamo a vedere concretizzarsi nel lavoro anche quotidiano, no?
questo grande progetto, chiediamo un incontro per capire a che punto siamo, no? E che cosa stiamo sviluppando. A questo incontro cosa emerge? Una dichiarazione dell'amministratore delegato in cui dice: no, non avete capito, a San Sisto avanza, abbiamo 340 esuberi, tutto. Questo è quello che ci è successo a noi il 9 maggio, 340 esuberi su 520 persone, che sarebbe proprio il comparto produttivo. E quindi in tutto questo il governo di Roma che cosa fa? Tutto questo ci ha portato a Roma, perché ci ha portato prima in regione, siamo stati in regione con una delegazione, con la delegazione sindacale, la presidente della regione, il sindaco Romizzi, una delegazione di operai sotto in protesta, no? Per dire: noi non accettiamo questa cosa, anzi diteci che cosa è cambiato in Nestlé, che cosa è successo, no? Da che dovevamo essere la capitale del cioccolato europea a che mi vuoi dimezzare, forse è cambiato qualcosa al tuo interno più che alla fabbrica di San Sisto. Si è riusciti ad arrivare a una risposta? Con quel tavolo no, ci ha portato a Roma. Quel tavolo ci ha portato a Roma il 27 luglio, in cui la prima volta la fabbrica si è fermata. Siamo partiti con quattro pullman a sostegno proprio della delegazione sindacale, in cui il vice ministro ha detto anche, no, alla multinazionale in qualche modo la battuta: non siamo i camerieri, i vostri camerieri, no? Come a dire, un impegno va rispettato, ripartiamo dal lavoro, no? E quant'altro. Che succede? Che questo non si concretizza, rimane lo stato di agitazione in Perugina. Il vice ministro ci dà un tavolo dopo due mesi, che era quello del 27 settembre, in cui, no, ci saremmo rivisti, e lì si parla. Non si parla esplicitamente di esuberi, diciamo, ma non si parla neanche di lavoro. Veniamo un po' richiamati dal vice ministro a tornare a dialogare. Il suo impegno, il suo appoggio un po' lo sentiamo, no? Perché ha aperto un tavolo di monitoraggio semestrale. Quindi per sei mesi il vice ministro seguirà, no, la vicenda Perugina Nestlé con degli incontri cadenzati. Tutto questo racconto, io ascolto con passione, mi fa molto pensare ad un'agonia che parte da molto lontano, no? Una forma agonizzante che proprio senza soluzione di continuità ci porta poi ai giorni d'oggi. Noi certo. Purtroppo non abbiamo molto tempo, io vorrei impiegare questi ultimi minuti per chiedervi, guardando magari anche in camera, no? Cioè a queste 300 e più famiglie, qual è il sentimento che deve imperare? Di speranza o no. Di rassegnazione? Signorina, grazie. Il sentimento secondo me che deve imperare è il coraggio e l'orgoglio. Il coraggio di lottare, tra virgolette, e far valere la propria voce contro una multinazionale che capiamo bene, no? Che è molto più potente di noi. Certo. Abbiamo visto che non siamo soli, speriamo di essere abbracciati da tutti, ma secondo me il coraggio e l'orgoglio di essere umbri, perugini, di lavorare e anche di non lavorare in Perugina, perché penso che sia orgoglio di tutti. E con questo difendere quel sito, quelle 300 famiglie e quel territorio. Come andrà a finire non lo so. Io so che me la voglio giocare tutta e fino in fondo. E noi vi staremo vicini. È arrivata grazie. Una lettera dalla nostra hostess, posta indesiderata. Che cosa vorrebbe trovare nella sua casella di posta? Cosa si auspica e cosa non vorremmo trovare? Allora, noi vorremmo trovare in quella casella di posta una disponibilità di Nestlé di tornare sul piano, di fare un confronto serio su quel piano per trovare soluzioni industriali, per trovare comunque quello che per noi è vita e è assolutamente fondamentale, che è il lavoro. Perugina da sempre è stata comunque una fabbrica stagionale, perché il cioccolato è un prodotto stagionale. Signori, Trenino Commerciale. Ben gentili. Perugina è sempre stata comunque una fabbrica stagionale, dicevo. Noi vorremmo trovare sul tavolo di un confronto una Nestlé disposta a parlare prima di tutto non di esuberi ma di lavoro.
Perugina si merita questo per la sua storia. E vorrei ricordare che sulle 364 famiglie, insomma, ci sono le nostre famiglie. Esatto. Quindi noi difenderemo la nostra fabbrica per soprattutto per tutto il territorio, ma anche per le nostre famiglie. La difenderemo con le unghie e coi denti, perché una realtà come Perugina non può essere ridotta a quella che poi, no, spesso è anche uscito fuori a una fabbrichetta di sottoscala. Quindi noi vogliamo un confronto con Nestlé, ma che riparta dal lavoro, che non riparta dagli esuberi, perché vorrei ricordare che oltre 364 esuberi strutturali che dichiara Nestlé, Perugina aveva un comparto stagionale che dava comunque respiro a tante famiglie. Qui parliamo di 300 lavoratrici, soprattutto perché la maggior parte erano donne, che sono comunque due anni che vedono il lavoro ormai scomparire. Nell'ultimo anno, l'anno scorso sono entrati di 300 unità solo 150 circa, quindi la metà, ma con contratti veramente, io li considero, perdonatemi, assurdi, perché parliamo di contratti di due settimane, parliamo di contratti a una settimana. Quindi qui se ne va anche la dignità di quello che è il lavoro e la dignità di quello che è una persona, insomma. Un ultimo tratto con le nostre amiche e poi torniamo ancora tutti in carrozza separata. Vitacraft, una storia d'amore lunga 180 anni. Chi ama gli animali sceglie Vitacraft. Medicat, tutto quello che è metalli, materie plastiche e legno. Per saperne di più consulta anche tu www.medicat.it. Medicat è a Perugia, in Santa Sabina. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Volodio Mastrini! Tutti in carrozza si parla quest'oggi la vicenda della Perugina. Guardando in camera e rivolgendoti ai tuoi colleghi, credo che il giorno per giorno sia molto duro, no? Anche tra di voi, no? Non dico una lotta tra poveri, ma ci si incattivisce un po', ci si incupisce. Andare a lavorare con questo magone immagino che sia una cosa, cioè proprio guardandoli negli occhi, che cosa gli possiamo dire? Non molliamo, coraggio e stiamo uniti, perché togliere 365 persone da lì dentro vuol dire che nessuno si può sentire al sicuro, nessuno, stiamo uniti e non guardiamo il nostro vicino come il nemico, perché non è lui il nemico. Una domanda un po', come dire, da avvocato del diavolo, in una vicenda c'è un po' una ripartizione anche degli errori oltre che dei meriti, no? L'errore se c'è stato del sindacato? Io credo che in questo momento, nella situazione che abbiamo, non è il tempo dei se, è il tempo dei ma, è il tempo del fare. Poi le analisi se ne possono fare tante, col senno di poi è ancora più facile, come in qualsiasi cosa. A me mi capita anche quando vado a fare spesa, se avevo preso l'altro sapone. Quindi che ti dico, magari tutto si può fare meglio, guardiamo quello che abbiamo fatto di buono, teniamolo e usiamolo per costruire un futuro degno per tutti. E speriamo davvero, abbiamo tanto parlato di tavoli stamattina, io direi meno tavole rotonde, più tavole calde, nella speranza di celebrare questo grande marchio, queste famiglie a cui questo marchio ovviamente dice tanto, e che il bacio Perugina torni ad essere il bacio Perugina e non il bacio di Giuda. In bocca al lupo. Crepi. In bocca al lupo. Grazie. Saluti a tutti. Prossima fermata, capolinea. Capolinea. Anche il nostro capotreno ha finito il suo dovere. Noi ci risentiamo, ci rivediamo domani. Tutti in carrozza si parla. Ciao. La vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su.